Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e i funzionari dell'Ufficio ADM di Napoli, nell'ambito dei controlli volti a prevenire e reprimere i traffici illeciti presso la sala arrivi dell'aeroporto internazionale di Capodichino, hanno sottoposto a controllo due passeggeri provenienti da Mykonos, Grecia, scoprendoli in possesso ingiustificato di 5 documenti di identità. Due di questi erano utilizzati come documenti personali, mentre per i restanti, rinvenuti nei bagagli a seguito, i due fermati non hanno fornito risposte circa le origini e la reale proprietà. Tale circostanza hanno consentito ai finanzieri e ai funzionari di ADM di approfondire i controlli in merito all'originalità dei documenti, facendo emergere che erano stati tutti falsificati. Sequestrati i documenti contraffatti e tratti in arresto i due responsabili, un 31enne dello Yemen e un 34enne di Lecce, per immigrazione clandestina, possesso di documenti falsi e ricettazione.